Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. L'oroscopo. Ciao a tutti, buon lunedì amici dell'oroscopo, io sono Maria, vi auguro una mostruosa giornata, dato che siamo in tema Halloween, lunedì 31 ottobre, ultima giornata del mese e anche ricca di novità. Andiamo a capire se sarà veramente spettrale questa giornata, andiamo un po' a capire come si prospettano le prossime ore quindi, e partiamo con i nostri 12 segni, un po' di energia. Ariete, partiamo da voi. La luna pomeridiana in acquario promette di calmare le acque nelle questioni amorose, in questo caso di alimentare le amicizie ed esortare le rappacificazioni in famiglia. Ottima giornata di relazioni, quindi sarete spinti a darvi da fare e a coronare gli sforzi portati avanti nel tempo fino a questo momento. Toro, voi in questo fine mese guarderete con occhi nuovi una persona che vi gira intorno, perché un episodio vi farà rendere conto della profondità dell'affetto che prova per voi. Sarà una scoperta tutta nuova. Mercurio ostile, però attenti alle sviste, quindi riguardo documenti utili se volete trascorrere una giornata tranquilla. Gemelli, siamo da voi. Con Marte in congiunzione tenderete a imporre agli altri idee e gusti, cosa che non conviene fare però, perché vi riserverebbero lo stesso trattamento. Chi dà poi riceve, ricordatevelo. La luna passa in acquario, vi aiuterà a lasciare da parte i problemi, le beghe. Accettate le proposte del partner. Cancro, a causa della luna nell'opposto acquario, per voi la malinconia potrebbe fare capolino, lunedì, fine mese, insomma ci sta tutto. Per fortuna però gli inviti di vecchi e nuovi amici fioccheranno da ogni parte, questo vi rasserenerà un po'. Un collega sensibile e generoso in più vi aiuterà a uscire vincenti da una situazione lavorativa un po' intricata, vi farà ricredere. Leone, eccoci da voi. State meditando dei cambiamenti fondamentali nella vostra vita? Procedete, è tempo di qualcosa di nuovo, di novità. Oramai avete preso il volo, niente e nessuno potrà fermarvi nei vostri prossimi passi. Con Saturno contrario, però, avrete la sensazione che tra voi e i colleghi ci sia un abisso nei gusti e nelle esperienze. Cercate un equilibrio. Vergine, se una persona a cui mirate da tanto tempo finalmente sembra ricambiare le vostre attenzioni, beh, ringraziate Venere che transita oggi nell'amico Scorpione. Non illudetevi invece di fare affari vantaggiosi, Giove ostile allo stesso tempo, le finanze non saranno molto soddisfacenti, quindi cercate di recuperare. Bilancia, in serata per voi ci sono Luna e Saturno, vi abbracciano, vi coccolano, vi sostengono nell'affrontare qualsiasi avversità, ma dovrete attendere le ore serali, avrete a disposizione notevole scorte di energia e di potenza che vi serviranno poi per affrontare questo inizio di novembre. Infonderete forza alle persone che vi sono accanto, spronerete all'autonomia quelle troppo dipendenti, sarete voi a dare il passo. E siamo dai nostri Scorpione. Per colpa della luna in acquario quadrata a Mercurio in casa vostra, meglio mantenere l'autocontrollo, ve lo consigliamo, soprattutto se la persona amata vi indispettisce con un capriccio. Oggi le cose vi sono un po' contro. La cosa più intelligente da fare sarà quella di essere prudenti, di non osare più di tanto, siate saggi, limitatevi. Sagittario, voi avete Saturno che vi sponsorizza dall'acquario, avrete quindi un buon senso della concretezza, per dirlo in poche parole. Nelle questioni finanziarie difenderete le vostre risorse, preoccupazioni invece sul fronte economico. Facendo due conti dovreste capire che in questo mese avete speso un po' troppo, il prossimo cercate di recuperare un po'. Capricorno, voi siete di quelli che iniziano bene la settimana, grazie alle stelle amiche proprio di queste prime ore del mattino avrete fiuto per gli affari, alcuni chiuderanno dei contratti molto vantaggiosi, ottimo, opererete per la stabilità futura, guardate sempre avanti. Urano complice vi aiuterà a provare ad apportare dei cambiamenti nelle relazioni che scorrono sugli stessi binari. Acquario, eccoci, pomeriggio agitato, anche con voi guardiamo già avanti, con la luna quadrata a Mercurio. Non vi sentirete soddisfatti, avvertirete le responsabilità pesarvi come non mai, e sappiamo che già lunedì è difficile da affrontare, con questo peso sulle spalle ancora un po' di più, quindi dovrete avere un grande coraggio e dovrete spronare voi stessi. Anche se le circostanze continuano ad essere in prevalenza difficili, voi troverete il modo per risolvere, crediamo in voi. Chiudiamo ancora con i nostri pesci in questo lunedì. La luna è nel segno dell'amico Capricorno, abbraccia con simpatia Nettuno e Giove e quindi, vi starete chiedendo, i vostri interessi spirituali, artistici, musicali saranno molto favoriti. Oggi date il via alla creatività. Un viaggio vi aspetta o dovete organizzarlo con la persona del cuore. Vi si presenteranno decisioni importanti per il futuro di coppia. Sappiate scegliere con criterio. E tutto quindi anche per oggi, per questo lunedì, per questo finale di ottobre, quindi inizia la settimana, si chiude il mese, tutto in una giornata. Beh, noi vi auguriamo un buon lunedì comunque, pieno di energia, vi aspettiamo domani con le novità, una buona giornata e buona fortuna!
Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0.